un binario, una panchina, un orologio e un baule pieno di libri sulla Shoah. Stazione Futuro è l'installazione voluta da Unicop Firenze in piazza Bartali, proprio accanto all'ex 3, dove si trova il memoriale italiano di Auschwitz. Una provocazione rivolta a tutte le generazioni per ricordare la deportazione a Firenze nelle tappe del novembre del 43 e del marzo del 44. Nella valigia i volumi protagonisti degli incontri dei circoli di lettura di Unicop Firenze. Il treno immaginario che passa in piazza Gavinana ci porta verso un futuro così lo auspica la cooperativa, in cui quello che è successo non deve ripetersi e l'antidoto alla perdita della memoria è la cultura, leggere il passato per costruire il futuro. È un segno molto eloquente, voluto da Unicop Firenze, che voglio ringraziare per molti motivi, per aver dato un'ennesima dimostrazione di positiva collaborazione sui valori che per noi sono più importanti, per averlo voluto fare con un percorso di cultura leggendo libri all'interno delle sezioni soci per un lungo periodo con tutti coloro che l'hanno voluto fare, e per mettere questo segno qui per circa una settimana, un segno, una provocazione positiva, dove in maniera molto eloquente si capisce subito, quando ci si trova davanti, che cosa si vuole rappresentare. Unicop Firenze nel mese di gennaio ha voluto dedicare l'attività dei circoli di lettura, che ormai sono 21, a delle discussioni aperte a tutti coloro che hanno animato un racconto che potete trovare in delle piccole recensioni sul blog dedicato ai circoli sul sito della cooperativa, per onorare, omaggiare, far proprio, familiarizzare con il tema della memoria.